Buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, Alessandro Riva, curatore d'arte. Sono io. Lui, sì. Anna Maria Sbisà, invece, che come sapete si occupa di tante cose, ma di arte poco. Per questo l'abbiamo invitata a una trasmissione che si occupa di arte, ma anche di arte dintorni. Di dintorni, che sono quello di cui mi occupo io. Mi occupo molto poco di tante cose. Sì, in particolare la trasmissione a cui vi diamo il benvenuto si chiama Italian Factory News e sono le notizie in tempo reale. Più surreale che reale. Sì, dal mondo dell'arte e dintorni. Per cui eccoci qua per questa ennesima puntata. A L'Avana. La puntata è a L'Avana, vi sembra adesso che noi siamo qui, ma noi siamo a Cuba, manca un filo di colore. Noi siamo col pensiero e col cuore a Cuba. Manca un po' di colore, ma siamo stanchi. A proposito, io ho sempre la mia maglietta a righe, la tua camicia viola, hai omaggiato l'estate, un filo più mauve oggi. Sì, io mi sono messo più chiaro. Però mauve, perché ogni va tanto bene, bisogna cambiarsi. Siamo quindi sul viola, sì, io non mi cambio. Perché parliamo di Cuba, non mi ricordo più. Figurati io, se ce lo chiedi a me. Naturalmente scherzo. Parliamo di Cuba. Anch'io. Per una mostra che ha inaugurato al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, molto bella ma soprattutto molto importante, perché è una mostra, una prima, diciamo, grande mostra in Italia in cui si parla dell'arte cubana. Quindi dopo la svolta a Cuba come... Politica, sì, diciamo. Politica, dove tutti sappiamo che con l'apertura di Obama... e Raul Castro, insomma, che hanno deciso di riaprire le relazioni diplomatiche, di aprire le relazioni commerciali soprattutto, insomma, di iniziare un disgelo. Di aprire nuovi alberghi, immagino. Anche probabilmente. Ristoranti. La cosa fondamentale per noi che parliamo d'arte è che si apre uno spaccato anche sull'arte cubana. In realtà spaccato sull'arte cubana che avevamo già potuto vedere in Biennale col Padiglione Cuba, certo, in questi anni, con le varie Biennali dell'Havana, che è una delle biennali più importanti, e quindi con artisti cubani che già girano il mondo. Ma adesso a Milano chi c'è? A Milano ci sono tutti gli artisti cubani più importanti, da Ana Mendieta, Carlos Martiel, L'Oscar Pinteros, Félix González Torres, Tania Bruguera, che in realtà ha detto che avrebbe mandato un'opera inedita, ma se ho ben capito, perché non è sempre facile capire l'arte contemporanea, anche per chi fa finta di occuparsene come faccio io. Tania Bruguera, se non sbaglio, ha mandato una lettera in cui spiega perché non partecipa. Meraviglioso. No, anzi, cioè partecipa, ma perché non c'è nessuna opera? La sua opera è la lettera. La lettera. Quindi, sì, insomma, sì. È una notizia più che un'opera. Ma sì, sì. Cosa dice nella lettera? È non abituata ai colpi di scena Tania Bruguera. Però, insomma, ci sono tante altre opere in realtà spettacolari e meno spettacolari. Si entra con una grande gabbia. Sembra una gabbia, in realtà poi ha a che fare anche con le geometrie, le prospettive rinascimentali, e poi dentro c'è, non so, un frigorifero con dei pacchetti di sigarette. Molto euforico, come sempre, l'immaginifico. Sì, ci sono cose bizzarre, ci sono una parte degli allestimenti con anelli e altri oggetti costruiti da... Poi dopo ci faremo raccontare meglio la mostra nello specifico, ma soprattutto ci sono, insomma, tante cose... completamente diverse una dall'altra. A me piace molto bizzarre. La lettera con cui uno autobigia. Sì, quella. E così si presenta. Ma io adesso faccio milioni di lavori spiegando come mai però non ho niente da presentare. Insomma, questi sono i colpi di scena a cui l'arte contemporanea ci abitua. L'arte contemporanea ha bisogno di, a volte, cose spettacolari, a volte in realtà dei colpi di scena, idee. Quindi la prossima trasmissione noi probabilmente manderemo una lettera che trasmettiamo e in cui spieghiamo perché non facciamo la trasmissione. Perché non ci siamo. Perché, sì. Senti, adesso che arrivano le vacanze, questa idea della letterina... Sì, potremmo. Io me la gioco adesso, tra poco. La prossima lettera che noi mandiamo è perché ce ne andiamo in vacanza. Esatto, no, perché non ci vedono in trasmissione. Esatto. Per 30 minuti vi leggeranno il testo della lettera con cui noi diciamo come mai non ci siamo, perché siamo sul pattino. Una palla spaventosa. Sì. Ma beh, certo. Questa mostra comunque è anche interessante perché non è solo la mostra in sé, cioè uno non va a vedere le opere, ma va a tutta una serie di cose collaterali. Ci sono performance, o ci sono state, o ci sono performance, e poi ci sono anche eventi in giro per la città legati a Cuba. E in particolare, per esempio, appunto, alcuni eventi, per esempio, sono stati seguiti da un ospite che noi abbiamo oggi qua in trasmissione, che è Ana Pedroso, che si
si occupa proprio delle relazioni interculturali tra Italia e Cuba, perché Anna Pedroso è appunto una... Vive tra Italia e Cuba, vive tra Milano e Havana. Vive tra Milano e Havana e appunto da lei ci vorremmo chiacchierare e farci raccontare anche la mostra. Molto. E parlare soprattutto poi, insomma, parlare di Cuba, di che cos'è oggi Cuba, perché poi non è solo l'arte che ci interessa, ma è anche il costume, no? Assolutamente, ci interessa molto il costume, soprattutto quindi, nel caso di Cuba. Benvenuta Anna Pedroso, ecco, a Italian Factory News. Mi stavo mettendo a posto, grazie no, mille. Postissimo, ci sembra molto più a posto di noi. Si sente il mio microfono? Bene, benissimo. Allora, solo per precauzione. Tu sei venuta a raccontarci Cuba, a portarci un po' di Cuba. Sì, buongiorno Ale, buongiorno Anna Maria. Buongiorno. Un po' di Cuba, sono appena arrivata da Cuba. Ecco. Voi siete a Cuba, vuol dire io non so come mai ho fatto questo giro all'inverso, ma sono qui. Grazie per invitarmi. Sì, si parlava della mostra al PAC. Si parlava. Appunto, ci sono tutti i più grandi, i più importanti sono artisti cubani. Sono i più grandi, importanti artisti cubani, ma la cosa più, diciamo, rappresentativa, come parlavamo prima di questa mostra, è la presenza dei grandi artisti storici come Ana Mendieta, Félix González Torres, insieme a artisti riconosciuti di una generazione successiva, perché questa mostra va dagli anni 80 fino ai nostri giorni, come possono essere Garay Coa, Saavedra, Luis Gomez, Pon Juan, che hanno rappresentato e che sono maestri per i nostri giovani artisti. E poi abbiamo anche giovani artisti che conosci bene te, come Martiel. Ecco, per esempio Martiel ha fatto una performance durante questa mostra come performance collaterale, ma poi che Martiel abbiamo già visto in Italia, no? Tu ci racconti le performance che ha fatto Martiel? In Italia ne abbiamo visto due, ne abbiamo visto una a Venezia e ne abbiamo visto una a Napoli in collaborazione con la Fondazione MOR Museo Nietzsche a Napoli, proprio dove lui si un'altra volta utilizzava il suo corpo. Che ecco, un in po'... che modo lui utilizza il suo corpo? Perché questo vedrai che... E questo lo devo dire, in trasmissione. Anche Anna Maria, persino. Beh, insomma, il nome è già che... evocativo, come usa il corpo? A Venezia venivano, non so bene in italiano, come si dice? Si cuciva. No, le medaglie. Si cuciva direttamente sul petto. Sul corpo le medaglie, perché... entrando con l'ago il filo. Entrando con l'ago, no, direttamente con il cosino della medaglia. Okay. Invece a Napoli è stata una... Sì, si attaccava insomma sul corpo. Okay, okay, bellissima performance con dei fili dove lui diventava un punto di fuga, così proprio si chiamava la performance. Oggi è una sorpresa, dovete già, posso fare pubblicità? Sì, ma tanto poi noi quando... Dovete essere alle 19 lì... Sarà già stata la performance di Martiel. Dovevate essere alle 19 lì. Avremmo dovuto esserci, ma... Sì. Peccato che non siate stati. Ecco. Peccato che non siate stati alle 19 lì. Ha fatto una performance anche al PAC, Martiel in questo caso. Poi altri giorni c'è stata anche una performance, se non sbaglio, di un artista. Di Greta Rasua, che è un'altra delle artisti giovani che è in Italia, diciamo, con una delle sue performance, è anche in mostra. Però volevo tornare indietro per questa cosa del performance, perché è importante raccontare anche dal nome, questa mostra è curata da Diego Sileo e Giacomo Sazza, che hanno voluto dire Cuba, tatuare la storia anche con tre diversi significati. Cuba, tatuare la storia, tatuare perché nessun paese come il nostro ha lasciato nella storia un'impronta così forte da tutti i punti di vista. Il room dove è? Ecco, il room l'abbiamo dimenticato, perché effettivamente noi perché abbiamo portato Anna Pedroso in studio? Certamente no, mi avevi promesso che il room ci sarebbe stato. Ci siamo dimenticati il room, perché volevamo proprio entrare un po' nello spirito di Cuba, per cui ci sono due curatori bravissimi, che sono Diego Sileo e Giacomo Zazza, però non abbiamo parlato di curatori che sono italiani, abbiamo voluto portare una cubana vera. Esatto. Continuo sul corpo, un'altra delle cose importanti è questo uso del corpo che ha dato sempre l'artista cubano, diciamo c'è una storia performatica, la tua amica Tania Brughiera è anche lei una performance, sì, che è stata anche professoressa di Martiel, queste sono due chicche, e
per questo Cuba, il tatuaggio è molto rappresentativo. Ma infatti volevo chiederti, perché io mi occupo di dintorni, a Cuba anche il rapporto col proprio corpo è diverso, noi siamo tutti ossessionati in tutto il mondo, ossessionati a essere magri, perfetti, bellini, vestiti alla moda, insomma tutte delle cose noiosissime. E a Cuba come funziona il rapporto col proprio corpo delle donne e quindi anche con la moda? Noi siamo come ci vediamo, cioè, siete naturali, siete belli in maniera naturale. Sono già belli, sì, certo. Dimagrire 40 kg per poter mettere i vestiti da Armani o di cosa, come si chiama, l'ho dimenticato, che è stato adesso La Habana, di Chanel con le sue sfilate. Non. Le cubane sono felici di mostrare le sue doti in tutta, certo, la sua, sono... diciamo, qua vedi, questo è un paio di mutande di cui Anna Maria Sbisà si occupa spesso di mutande, costume, cioè di moda, io mi occupo costume e mutande, molte mutande. E... Il nome è bello per una trasmissione, costume e mutande. Costume e mutande. La prossima trasmissione la lui fa il costume, così. Io le mutande, perché io devo sempre essere un filo più trash. Ma e anche l'erotismo fa parte del, per esempio tu scrivi anche racconti erotici, perché anche l'erotismo è molto... L'hai detto tu? Sì, gliel'ho detto io, ha scritto un racconto erotico molto bello per un'antologia pubblicata dall'editore ES. Quindi vedi, l'erotismo spesso c'entra con Cuba. In questa mostra ce n'è poco di erotismo, cioè io ho visto una mostra molto allineata però sui linguaggi internazionali. Cioè poteva essere, sì, una mostra che parla di Cuba, però alla fine poteva essere di primo acchitto, forse non ti accorgi che ci sia un linguaggio specifico cubano dal punto di vista dell'arte. E, insomma, tu mi stavi dicendo che avevi visto una mostra comunque molto occidentale come visione, sì, molto concettuale. Molto concettuale, l'ho trovata interessante. Però l'arte cubano. E sono stati bravissimi curatori a trovare, a portare i migliori artisti. Io non cubani, mi permetterei di parlare come un critico o un curatore, però l'arte cubano c'ha anche una specie è un'arte concettuale, è stato sempre un'arte concettuale. La gente pensa che sia solo un'arte folclorico, parliamo del grandissimo Lam, certo, per parlare dell'arte animista o diciamo religioso. Anche possiamo chiamarlo naif da un certo punto di vista, passando da Lam alla sua generazione che l'ha seguito. Però l'arte cubano ha anche questa complessità. Certamente, certamente, anch'io, io stesso sono stato a Cuba, effettivamente non c'è, cioè c'è una scena molto viva e molto attenta a tutto ciò che succede nell'arte contemporanea anche occidentale. Internazionale. Che tipo di rapporto c'è nella mentalità cubana, nella vita cubana, tra concettuale, cioè il lato cerebrale della vita, e quello invece più sensuale, appunto, di questa autoaccettazione del corpo? Io credo che si mettono insieme. Posso raccontare, i cubani, se vedono una donna che gli piace, non è che aspettano come le italiane 4 giorni per portare a cena, per dopo 3 mesi, per dopo sposarsi, anche perché non stanno lì a aspettare 3 anni, si sposano. E come ben lo dice l'opera di Celia, e divorziano Junior. Anche molto, ecco, c'è si sposano, c'è divorziano. Un'opera al PAC, ecco, no, su parliamo questo? Della facilità di rapporti, matrimoni e divorzi, no? Perché se una persona non ti piace più devi rimanerci insieme? Eh certo, grande libertà. Giriamo la domanda cambiamo trasmissione, perché senz'altro, se... forse in una mostra mi è sembrato mancasse un elemento che io ho trovato molto a Cuba, che è la musica, qualche modo, cioè questa musica che si sente dappertutto, no? Persino sugli autobus, c'è un po' poca questa vivacità anche musicale che viene fuori. Possiamo mettere la musica? Mettere qua in trasmissione la si musica? Si porta uno stereo là? Sì, esatto, lo mettiamo qua in trasmissione. Sì, c'è anche un'opera perché come concetto, alla fine, opere concettuali, come dicevi prima, credo che l'opera di Garaikoa può, tante altre opere, Ale, la musica non devi vederla soltanto in che si ascolti un suono, credo che è anche impresso nelle opere questa nostra musica, il modo di essere, di vivere, di camminare, va tutto. Come cammina i cubani? Diverso. Come cammina? Sono più sensuali. Più, si capisce subito che è un cubano e non posso dirlo. Ecco, ho capito, per Cuba, cui ti sposi di più e divorzi di più camminando così, no? Esatto. Ma alla fine la vecchiaia sono soli o sono comunque in coppia? No, sono in coppia. Perché l'ultimo bisogna beccare quello che rimane. No, non è così. Finale. È più un...
un'accettazione, un rispetto alle famiglie allungate, vedi anche a casa mia mamma, mio padre, noi siamo quattro di diverse mamme. Ah, ok. E allora non siamo soli, siamo tutta la famiglia si riunisce, ecco, a passare insieme. Ho notato nella mostra un elemento senz'altro che accomuna molte opere, è l'idea relazionale, cioè molte opere sono appunto hanno un credito relazionale col pubblico, riportano esperienze performative relazionali, no? E c'è molto questo aspetto, perché c'è molto la socialità. Si fa amicizia subito. Sì. Cuba. Perché è fondamentale, Cuba è un paese, almeno fino adesso, speriamo che non cambi con questi cambiamenti che devono succedere, che credo che succedano in questo momento a Cuba, la sua gente, la sua... come posso spiegarlo? È un fiume di socialità. Sì, un fiume di socialità. Le persone si conoscono in mezzo alla strada, si parlano, si vive una cordialità diversa nella quotidianità. Forse due opere emblematiche di questa mostra sono quella che non a caso di Luis Gomez è stata messa all'inizio del PAC, che dice che è stato grattato sul muro «Would you like to buy my misery?» che in realtà è un'opera poi sul linguaggio dell'arte, è stato grattato, quindi sono venute fuori attraverso le lettere anche le opere che erano state messe su quel muro del PAC precedentemente, però senz'altro insomma può essere anche letta in un altro modo, come, anche, sì, certo, come una possibilità di questa apertura economica, il rischio che si voglia andare a comprare il folklore in qualche modo. A Cuba certamente non c'è miseria come la intendiamo noi, ma c'è molta ricchezza culturale, sociale, umana soprattutto. E poi un'altra opera trovo insomma significativa è quella in cui hanno messo il discorso di Raul Castro, il discorso di Obama. Lui è René Hernández, è uno degli artisti giovani che questa mostra presenta. Interferenze si chiama, no? E ci sono questi discorsi che tu senti da una parte il discorso di Raul Castro, dall'altra quello di Obama, e poi pian piano i discorsi si mescolano tra di loro e diventano un'interferenza. Hanno fatto la musica, non mi dire che non c'è una hanno musica. Fatto una sorta di musica, bisogna andare ad ascoltarla, ecco, questa che vedete. Quindi questa è un'opera molto significativa. C'è la musica anche nei capelli di Susana quando sono stati pettinati con il peine caliente nella performance che ha fatto l'artista. Molto bella anche questa, infatti, la performance direttamente, quindi si vede come diventa anche un atto di umanità, di culturale immediata, insomma. Però appunto oltre a questa mostra del PAC, poi Cuba è stata in questi anni anche un miraggio per molti di noi, è stata per alcuni artisti è stato un luogo dove poter viaggiare. Per esempio tu, Anna, conosci bene Desiderio Sanzi, artista italiano che nel 2008 per la prima volta è stato a Cuba diversi anni e che alcuni anni fa, due o tre anni fa, ha girato un road movie, il primo road movie girato a Cuba, che non era solo, che era da una parte ispirato ai diari della motocicletta del Che, e dall'altra parte invece percorreva siti, per dire, luoghi di cultura, associazioni, provincia, andava a domandare agli artisti. Quindi lui ha girato Cuba su questa motocicletta della seconda guerra mondiale, una vecchia Ural, con un suo amico regista e artista, insomma, e quindi sono andati in giro per tutta Cuba alla scoperta dei piccoli luoghi dove si fa cultura a Cuba. E hanno scoperto il segreto di Felipe, no? Cioè, non c'è un artista di cui non si sa neanche se esiste, l'artista giramondo Felipe Cardena, che non si sa neanche se è vero che esiste, se non esiste, dove è stato, dove non è stato. Io ne avevo sentito qualcosa una volta. E poi mi pare che fosse d'origine, parte tutto da La Habana. Faceva il rapper. Sì, parte tutto da La Habana. Il rapper era un altro, però. Era un altro. Faceva il rapper, ma sì. Perché è abbastanza un mistero legato a La Habana, non ci sono, non c'è qualcosa, un filmato. È stata scoperta una targa a La Habana, giusto? Sì, certo, questo è magnifico. Allora, non si sa niente di questo Felipe, però ci si può aggiungere un bel pezzettino per chi fosse interessato, magari Stephen King al caso. Sì. Se fosse interessato al caso, si deve aggiungere questo pezzo che è scritto su marmo. E in cui si dice che Felipe Cardena ha lavorato e vissuto in questa casa, sì, nella targa c'è nel scritto. Silenzio e senza farsi pubblicità ha creato tra le più belle delle sue opere, Figlio dei Fiori, nel senso che
lo descrivono come figlio dei fiori, perché come ben sapete i fiori sono lo statement. È stato scoperto da un blogger. Blogger, no? Da blogger, il mondo blogger dei blogger cubano. Ormai, il mondo dei blogger. Cubano, Trump è inutile che si agita, il mondo dei blogger. Blogger. Non parliamo del mondo dei blogger neanche sui cubani. Il proprio desiderio di cui parlavamo prima aveva girato un film, allora possiamo mandare il trailer del film che aveva girato Desiderio su questo mistero? Su Felipe. Quindi. Beh sì, che è un mistero tuttora. C'è una musica straordinaria in questo. Beh, almeno lì. Lì c'è la musica. Lì ce l'abbiamo, finalmente un po' di musica. Vediamo il trailer. Che ora son mi corazon? Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana. De la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Allora, io a questo punto aggiungo, soprattutto per Stephen King, se si sta informando sul caso Cardena, che o Carlo Lucarelli, insomma. Sì, qualcuno, insomma, sì. Italiano. Sì, sì. No, io parto sempre dal per il massimo, sì. Si scende. Non è che bisogna. Ma uno scrittore cubano ci vorrebbe. Ci vorrebbe uno scrittore cubano o comunque all'interno di questo mystery di Felipe Cardena, dal 14 luglio a fine agosto c'è una mostra di Felipe a Napoli, e una mostra si chiama Napoli Sotterranea. È sotterranea già la sua storia, ma è anche sotterranea la location, perché la mostra è nei cunicoli sotto il centro di Napoli, quindi vale la pena anche solo intanto tentare di trovarlo. Come si fa a trovarlo? Boh, vedremo. È curata da Cristian Leperino, per cui possiamo chiedere anche a lui come si fa a trovare la mostra. Napoli sotterranea. Cristian Leperino, vedo qua torna La Habana, Napoli dove aveva fatto la performance Carlos Martiel. Beh, Napoli, La Habana, non c'è bisogno di prendere l'aereo. Leperino, siamo sempre su Napoli. Leperino ha da poco fatto, lo leggiamo proprio sul magazine, un'opera proprio per l'ultimo disco, insomma, di Yalma Megretta. E che sono appunto, come sappiamo, dei musicisti napoletani. Lui è un artista napoletano che viene dalla street art, molto bravo, e che si è sempre occupato anche proprio di progetti a carattere sociale. Quindi, oltre a questo video per Yalma Megretta, in realtà in passato Leperino era entrato a un museo più importante di Napoli, che è il Museo Madre, con un progetto molto bello che si chiamava The Other Myself. È entrato in contatto con dei giovani migranti e ognuno di loro ha fatto il calco, quindi ha passato settimane. Un progetto in cui non c'è solo il risultato finale, i risultati finali sono proprio, come vediamo, i calchi dei volti di questi migranti. Sì, la vera mostra era il backstage. La vera mostra poteva essere il backstage, e quindi il processo per cui era arrivato a creare l'opera, no? E ha funzionato molto. Sì, è stata tanto che aveva vinto un concorso indetto dal museo e entrando a far parte della collezione del museo. Beh, insomma, più di così, poi Madre di Napoli, parliamo. Sì, Madre di Napoli è uno dei musei più importanti. Appunto. E questo è uno degli esempi, secondo me, interessanti, perché in cui c'è un progetto sociale, un progetto relazionale che coinvolge altre persone, in questo caso appunto lui è entrato in relazione con questi migranti. È un discorso importante. È un discorso appunto in questo momento anche drammatico, che coinvolge la politica, coinvolge... Alla faccia di quelli che fanno il monocromo concettuale, che ci torno, è sul monocromo. Quindi un lavoro che ha a che fare con la società, che ha a che fare con con i temi politici e sociali, però anche un aspetto poi
finale, che è un aspetto estetico, tanto appunto che uno di quei volti di migranti è finito nella copertina del disco di Gianmame Gretta. Magnifico, quindi, è tutto torna, quindi io... Tutto torna, tu sei... Vorrei tornare a La Habana, nel senso che non ci sono mai stata, a parte oggi. Sì, oggi siamo stati a La Habana anche se fugacemente, solo come racconto. Insomma, quindi, una mezz'oretta. Appunto abbiamo visto artisti cubani che lavorano anche all'estero, che lavorano a Cuba e che arrivano in Europa portando la loro testimonianza, portando le loro opere. Però anche artisti invece occidentali che lavorano, vuoi come Desiderio, su road movie su alla road movie. Bruce Chatwin, sì, esatto. Cosa ci faccio qui? Sì, il road movie, riportando in auge il road movie come esperienza artistica, ma anche esperienza proprio di vita. Quindi esistenziale, certo. Esistenziale. Tra l'altro Desiderio ha anche partecipato alla Biennale della Habana alcuni anni fa, portando un autobus di quelli classici della Habana, che sono sempre pieni di gente, pieni di musica, cioè sono autobus, non sono come quelli italiani o europei che sono sempre un po'... Sì, certo, sono delle discoteche ambulanti. Quelli là sono delle discoteche ambulanti. Lui aveva creato una mostra all'interno della discoteca, all'interno dell'autobus, facendolo diventare un luogo un po' surreale in qualche modo. Quindi insomma questi sono, diciamo, i continui passaggi tra tempo, l'Occidente e l'Oriente. Sulle notizie reali e il tempo surreale. E anche le notizie reali e il tempo surreale. A proposito di notizie e di aneddoti, vuoi avere un aneddoto un po' surreale sulla storia dell'arte? Sì, anche se non è in tempo reale forse. No, questo non è in tempo reale effettivamente. Perché di quando parliamo? È capitato parecchio tempo fa. Quando è successo? Ma insomma è successo circa 500 anni fa. 500 anni fa, non importa, perché noi diamo notizie in tempo surreale. Più o meno, adesso... Io vi dico, che anno siamo adesso? Io sostengo già a priori che è attualissimo. È abbastanza attuale, a volte le cose di, insomma, che è successo un po' di tempo fa sono più attuali, sì, di certo, quelle. E poi i successi ritornano. Ecco, la notizia te la leggo direttamente dall'Enciclopédie Méthodique. Roba seria, però metto dritta. Però te la traduco in italiano, l'abbiamo già tradotta sul magazine, quindi sì, non te la leggo in francese. Sì. No. E parla di Annibale Carracci. Annibale Carracci, devi sapere che era ancora un ragazzo, quando una sera, tornando dalla campagna con suo padre, che era sarto, si imbatté in una banda di ladri che li spogliarono di tutto quello che avevano addosso. Ah, e questo era l'antefatto. Ok, sì. Cosa fece? Sono stati furtati. Cosa fece? Quindi loro se ne tornano in città, vanno dai magistrati, dai poliziotti, insomma, dell'epoca. Nudi. Praticamente nudi, a denunciare il fatto, no? Ci voleva un bel video su YouTube del loro ingresso dai, sì, poliziotti nudi. Ecco, appunto, non c'erano YouTube. Allora cosa ha fatto Annibale Carracci? Che richiestogli di descrivere i malfattori, li ha disegnati in maniera così precisa che questi furono arrestati. Questa è l'idea, altro che la lettera. Questa è l'idea. Vedi, l'arte a volte serve a qualcosa. Ogni tanto l'arte serve a qualcosa. Su a questo vi lasciamo con i vostri monocromo a casa. Sì. E vi salutiamo alla prossima puntata di Italian Factory. Arrivederci. News.